In occasione dell'anniversario della liberazione, il comune di Bastida Pancarana ha celebrato il 25 aprile con una manifestazione alla quale hanno partecipato numerosi cittadini. La celebrazione ha preso il via con una funzione religiosa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo Apostolo, con gli interventi musicali della violinista Maria Grazia Guerra. Ospite d'onore della giornata Luigi Panigazzi, ex partigiano, già presidente della provincia di Pavia, consigliere provinciale, sindaco di Val di Nizza negli anni 60 e senatore della Repubblica. Senatore, intanto è un piacere conoscerla davvero e per me è un grande piacere poter parlare con lei di questa giornata. Mi piacerebbe però affrontare con lei un tema forse diverso rispetto a quello che si aspetterebbe dalla mia domanda. Cioè, secondo lei, le generazioni di oggi che cosa hanno imparato e cosa possono imparare dalla celebrazione del 25 aprile? Ma le nuove generazioni sono piuttosto scettiche. Non partecipano e non fanno il valore, danno il valore che merita la resistenza. Io quando occupavo certi ruoli andavo sempre a fare, a parlare, a dire due parole, e ho sempre invitato i giovani a non perdere questa storia e quello che i partigiani hanno fatto, più per la libertà che vale per tutti, anche per quelli che erano i nostri nemici. Dovrebbero non dimenticare mai che abbiamo combattuto tanti, ma io ho due ferite, tanti giovani sono, allora hanno dato la loro vita. Ecco, questo è il mio pensiero. Pensano alla spiaggia, pensano ai giovani, hanno i loro obiettivi, ed è anche giusto. Ecco, una manifestazione come questa però darebbe molto prestigio e un buon ricordo dei combattenti della libertà. Lei l'ha detto, non ho visto e non credo che in altri paesi della nostra provincia stia avvenendo qualcosa di simile come quello che sta avvenendo qui a Bastida Pancarana. Vuol dire che io le ho girati tutti i paesi. Presidente della provincia doveva mancare, ma una manifestazione come questa non mi risulta. Ecco perché Sei qua il sindaco, eccola qua, che è arrivata a salutare il senatore. Era un medico come me e mi ha aiutato molto molto la nostra zona, tutta la provincia, perché era un bravo medico questo. Non è un medico qualunque come sono io, ero primario di Broni, Stradella, Voghera, Guarci, insomma. Oggi è stato anche celebrato, lei le è stata consegnata anche una targa. Che emozioni prova? Provo una grande emozione perché non me la sarei aspettato. Ed è la prima volta, perché non ho mai dato una targa, sì, tante altre targhe, ma in una occasione come questa, che è quella che mi dà più piacere, l'ha fatto solo qui a questo paese. Tutto qui. Sindaca, buongiorno. Intanto oggi Bastida Pancarana celebra il 25 aprile con un sentimento profondo, tra l'altro, no? Per quale motivo lei ha voluto così fortemente organizzare questa giornata?
perché il 25 aprile è sempre attuale e, come ho detto io nelle considerazioni mie finali, noi non siamo liberi, ci sono dei poteri forti che governano l'economia e l'economia è la nostra libertà. C'è ancora tanta schiavitù, ci sono ancora dei grossi privilegi e ci sono delle diseguaglianze soprattutto verso i deboli, che sono i bambini, le donne e gli anziani. Però io ho tanto entusiasmo perché, come mio fiore all'occhiello, c'è un rapporto privilegiato con le scuole e noi curiamo molto questo rapporto, perché andando nelle scuole e insegnando agli alunni quello che era il nostro passato, questi possono costruire il loro presente e il loro futuro. Forse visto anche i recenti fatti di cronaca, no? Si parla tanto di bullismo, per esempio. Questo sicuramente è un tassello importante nella fase di crescita dei ragazzi. Certo, questo è molto importante e infatti noi con le forze dell'ordine abbiamo anche in calendario, assieme anche alla dirigenza scolastica, di fare delle lezioni proprio specifiche anche sul bullismo. Però ripeto che i valori fondanti sono comunque quelli della famiglia, perché a mio modo di vedere certe manifestazioni si hanno e si continuano ad avere solo in quei casi in cui manca la famiglia, perché se la famiglia c'è, un ragazzo può sbagliare, sbaglia una volta, sbaglia due, ma la terza volta non sbaglia più. Per concludere, è significativo che celebriamo qualcosa accaduto moltissimi anni fa, ma che ancora oggi la parola resistenza abbia un significato così importante. Lei ha citato insomma, i soggetti deboli, ma nel mondo purtroppo ci sono ancora tanti luoghi in cui si resiste. Si resiste, ci sono le guerre, i Rohingya, i siriani, di questi giorni il popolo del Nicaragua, che sono sotto dei regimi dittatoriali e devono essere liberati, assolutamente devono essere liberati, ma fin tanto che ci sono i signori della guerra, questo non potrà mai essere possibile. Grazie per il suo impegno. Grazie. Buongiorno, lei ha voluto leggere pubblicamente l'articolo 3 della Costituzione. Prima di chiederle come mai, vorrei che lo leggesse anche davanti alle telecamere, perché ci sta guardando e non era presente oggi. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Sono parole significative. Sono parole estremamente significative. Intanto, appunto, è il 70° anniversario della Costituzione. E quello che è il fascino della nostra Costituzione è il fatto che non solo stabilisce delle regole, ma vuole andare anche oltre, cioè vuole provare a tendere al di là della legge scritta e rigida. Il fatto che dichiari apertamente che ci sono degli ostacoli e che è compito della Repubblica rimuoverli significa che la Repubblica, grazie alla Costituzione, deve tendere proprio a una uguaglianza tra le persone, a una solidarietà che deve permettere ovviamente lo sviluppo migliore del Paese. Ricordarlo in una giornata come questa, sottolinearlo il 25 aprile, assume ancora più significato e importanza, ovviamente, no? Certo, la resistenza e la Costituzione per me sono un binomio inscindibile. Oggi celebriamo la resistenza e sappiamo che appunto nel giro di 2 anni e mezzo venne stravolto tutto, il referendum che cacciò via la monarchia, e questa meraviglia di Costituzione che ancora adesso mi stupisce, che forze politiche così differenti, tutte però unite dai valori della resistenza, sono riuscite a creare una Costituzione modernissima e soprattutto che davvero tiene vivi i valori di democrazia, libertà e solidarietà.